Ragazzuoli, la Mega direi che ha passato un bel po' di giornate di riding senza essere pulita. Oggi provvediamo con il Super Kit Pitis che mi è appena arrivato, è pieno di roba. Andiamo a vedere insieme cosa c'è all'interno e a dare una bella lavata alla bici. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere insieme il brand Pitis, relativamente nuovo, ovviamente come suggerisce il nome è il brand fondato da Steve Pitt, leggenda della DH, che lavora ancora nell'ambiente perché lavora insieme al team Syndicate, ma è anche il proprietario di questo brand di prodotti per la pulizia e la cura della nostra bicicletta. E questo è quello che andremo a fare oggi, visto che la mia Mega ha passato delle belle giornate in bike park ed ora è abbastanza sporca. ForGwimp, che è il distributore italiano per questo marchio, mi ha mandato questo kit, questa cassetta molto molto bella, con all'interno tutto il necessario per prendersi cura del proprio mezzo. Dalle spazzole ai panni completamente green, ai prodotti per sgrassare la catena, trasmissione, insomma veramente tutto. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Come vedete, cassetta molto molto bella, pratica, super comoda, con questa manina in alluminio e plastica al 95% riciclata, perché uno dei, diciamo, pilastri all'interno della comunicazione di Pitis è il fatto che i prodotti siano molto molto green e pensati per l'ambiente. Qui andiamo a vedere i prodotti che ci sono in bomboletta. Andiamo a togliere il tutto, così magari andiamo a fare una carrellata. Disc brake cleaner. Direi che il nome ci dice già tutto, pulitore dischi. Poi abbiamo degreaser, solvente che serve per pulire la catena di trasmissione, ma anche per togliere grasso e lubrificante o sporco molto molto forte della nostra bicicletta. Poi abbiamo questo maintenance spray, che è, diciamo, uno spray multiuso da applicare sulla trasmissione, quindi componenti non trattate superficialmente che potrebbero andare a ossidarsi, ma anche da applicare ad esempio sulle superfici verniciate, come ad esempio il telaio, per evitare che lo sporco si accumuli, quindi fare una specie di protezione che fa scivolare via ad esempio nelle giornate di fango tutti i detriti della nostra bicicletta. E poi abbiamo il Protect and Shine, diciamo il classico protettore da applicare su tutta la bici, ovviamente non sui dischi del freno, per andare a rifinire la pulitura. Grasso da assemblaggio, anche questo molto molto bello. Qui abbiamo il prodotto di pulizia, diciamo, concentrato. Con questa bottiglia si riescono a fare ben 5 litri di prodotto, quindi veramente super super eco friendly. E qui abbiamo la bottiglia col suo dosatore. Se guardate, questo è il suo packaging, tutto il packaging di Pitis è fatto in carta riciclata, quindi anche qui non abbiamo utilizzo di spreco di plastica. E qui abbiamo il drivetrain degreaser, se non volete utilizzare quello in spray, qui c'è quello nella versione, diciamo, a spruzzo, che ovviamente aiuta a salvare anche un po' di più la plastica, perché qui ne abbiamo ben mezzo litro, anche se nelle bombolette, ad esempio il brake cleaner, abbiamo due versioni, quella da 750 ml, quindi molto più grande. Abbiamo poi anche il grasso catena, ce ne sono differenti versioni, c'è quello dry, quello wet e c'è anche il premium. Devo dire che dopo aver utilizzato quello wet, bello bello viscoso e appiccicoso sulla nostra trasmissione per il viaggio in Belgio, ne basta veramente pochissimo per tenere lubrificata la trasmissione. Ultima, non meno importanti, poi gli accessori per la pulizia. Questi panni, che io pensavo fossero in microfibra di plastica, in realtà sono realizzati totalmente in fibra di bambù vegetale. Questo vuol dire che non andiamo a utilizzare plastica di nuovo e abbiamo un prodotto che è totalmente biodegradabile dopo l'utilizzo. Se infatti lo andiamo a buttare, non abbiamo praticamente inquinato perché è totalmente vegetale. Stesso discorso per le spazzole, spazzola pensata per l'utilizzo a 360 gradi, quindi vedete che le setole sono tutte attorno alla spazzola, manico in legno come anche quella della trasmissione, molto molto piccola e con setole direi molto più, diciamo, spesse e rigide per andare a grattare via lo sporco accumulatosi sulla nostra trasmissione. Veramente molto molto bella anche a livello di feeling in mano, perché ovviamente il legno è un po' più caldo. Detto questo, andiamo all'opera. Una sciacquata alla bici giusto per ammorbidire lo sporco, dato che suda un po' i giorni e la bici non l'ho più lavata da quando siamo
tornati dalla Val d'Isole e poi ripartiti per il Belgio, quindi diamo una risciacquata veloce. Direi che potremmo provare il foaming drive train di Greaser, anche il tappo antibambino, così da evitare che venga aperto in modo accidentale. C'ha il beccuccio ovviamente aperto chiuso e si può anche decidere se fare la schiuma oppure no. E andiamo a applicare la trasmissione. Io parto sempre dalla trasmissione a lavare la bici, perché è la parte fondamentale per la pulizia. Se proprio dovete decidere di lavare la bici, preferisco la laviate solo nella trasmissione. Qualche spruzzo basta, non ne serve tanto, anche perché fa una bella schiuma. Prendiamo la nostra spazzolina e mentre il prodotto agisce andiamo a passare tutta la cassetta. Devo dire, spazzola top. Ha le setole veramente rigide e stanno grattando via lo sporco, quel bel mix di terra e olio catena che fa sempre una fatica incredibile ad essere tolto dalla bici. Tra l'altro, per dettaglio, che la parte interna delle setole è più bassa rispetto all'esterna, quindi fa un po' da, diciamo, guida per mantenere la catena mentre la puliamo così. E niente, finito questo, diamo una bella sciacquata alla trasmissione prima di proseguire col resto. E direi che è venuta molto molto bene. Dopo proviamo anche con la bici del Pialo, che ha fatto 600 km senza essere pulita. Lì proviamo il detergente spray. Ribagniamo la nostra bici e andiamo a prendere il prodotto principale. Schiumetta e andiamo a passarlo. La mega poi è bella insidiosa nella pulizia, perché la parte del tunnel qui si riempie sempre di sporco. Prendiamo la spazzola, trucchettino che faccio sempre quando lavo la bici, la bagno e poi prendo il pulitore e ne metto un po' anche sulla spazzola, così da avere anche qui un po' di pulizia. E cominciamo. In teoria questa spazzola sta pensata per infilarsi in tutti gli spazi angusti della nostra bicicletta, dato che ormai trovare una spazzola che pulisce bene ovunque è veramente difficile, perché i telai sono talmente stretti e angusti nelle forme, soprattutto quelli in carbonio, e quindi è veramente difficile trovare una spazzola che vada bene per tutto. Però fa un bel po' di schiuma, soprattutto anche per i cerchi per pulire i raggi, che sono sempre una rottura di balle da pulire, perché infilarsi negli spazi e pulirli a 360 gradi non è facile. Ripassiamo sulla trasmissione per dargli un po' di lucentezza. Proviamo qui all'interno del mozzo, è un po' più difficile arrivarci, però ci si arriva. Movimento centrale. Ah, tra l'altro Pitis fa pure le manopole che sto provando in questi giorni, poi arriverà il video dedicato, perché ne ho diversi modelli. Ci sono due versioni, quelle racing e quelle comfort, in due diametri con un botto di colori sia per la manopola che per i collarini, quindi anche la parte di personalizzazione è super completa e faremo un video dedicato, andiamo a provarla insieme. Le usate giusto in Val di Sole l'altro giorno e devo dire che per adesso sto trovando molto molto bene, morbide. Avrei voluto vedere una versione veramente super sottile di diametro, ma devo dire che è solamente una mia fisima personale, quindi niente di troppo strano, e anzi devo dire mal di mani zero, e compound veramente morbido, anche utilizzate senza guanti, come sapete che utilizzo io. Diamo una pulita alle setole, così manteniamo il nostro pennellino bello pulito, e andiamo a sciacquare la nostra bici. Ho notato ora che è rimasto proprio quell'accumulo di sporco nell'angolino basso della corona, e a questo punto allora proviamo il Solvent Greaser, perché dovrebbe essere un prodotto che va a sciogliere letteralmente ogni accumulo di grasso, che è quello che va a creare queste incrostazioni super difficili da togliere. Oh, adesso ci siamo. Effettivamente era un po' che non la pulivo a fondo, quando si accumula così è veramente un lavoraccio rimetterla a nuovo, a meno che non si utilizzi proprio le spazzole metalliche, non proprio benissimo a livello di coccolare la bici. Adesso proviamo anche
lo spray manutenzione, che è da mettere ad esempio sulla trasmissione per tenerla protetta dagli agenti esterni. Lo mettiamo anche sulla catena, che è la parte un po' più soggetta a usura. Ed ora andiamo con il pannettino in bambù a mettere anche il Protect and Shine. Ultimo ma non meno importante passaggio, olio sulla catena. Tra l'altro mi piace che c'è questo tappo, sembra molto un tubetto colore di un tatuatore, con il dosatore che ci evita di metterne un quintale. Passiamo all'interno delle maglie, appunto non serve metterne tantissimo. Se proprio volete fare i pro che non vogliono avere olio in giro, una volta messo appunto l'olio sulla catena si fa trasudare un po' nei perni delle maglie, che in realtà è quello che bisogna lubrificare, e poi con un pannetto si elimina tutto il superfluo. Devo dire che per quanto riguarda la scorrevolezza non è male, gira. Detto questo, primo approccio ai nuovi prodotti Pitis, devo dire non male, li proveremo sicuramente andando a pulire ancora le bici. Adesso ci occupiamo di quella del buon pialo, dato che 600 km sulla trasmissione non sono assolutamente pochi. Anzi, facciamo un check, vediamolo insieme. Direi che la Endurance del pialo è un perfetto esempio di trasmissione non lavata, e questo succede parecchie volte anche da gente che va in bici da anni. Lavano la bici, è perfetta, e la trasmissione poi è nera, non si vede più neanche il colore originale del pacco pignoni. Detto questo, andiamo a vedere il solvent degreaser come agisce su una trasmissione come questa. Andiamo a spruzzarlo bene sulla catena, vedete che già con la pressione della bomboletta andiamo a togliere tantissima roba. Lasciamo agire e come vedete ha già cambiato faccia. Adesso prendiamo la sua spazzolina, così togliamo anche i residui più ostinati, soprattutto sulle pulegge del cambio. Vedete quanta roba si è accumulata in più di 600 km di bikepacking. Vedete, da dargli una passatina nuovamente quanto cambia. E adesso risciacquiamo. Devo dire che è abbastanza cambiato la faccenda. Anche qui, madonna, cambiato faccia. Buona ragazzuoli, direi che anche con la bici del pialo abbiamo fatto un ottimo lavoro di pulizia. È tornata a risplendere, dato che dopo il Belgio era abbastanza zozza, soprattutto la trasmissione. Detto questo, fatemi sapere se anche voi avete già qualche feedback con i prodotti Pitis. Io vi lascio qui in descrizione il link per andare a vedere tutto il catalogo sullo shop di 4GIMP. Noi continuiamo a utilizzarli, soprattutto ci faremo mandare anche altre chicche che sono presenti nel catalogo che non ho ancora provato. Continueremo a prenderci cura delle nostre biciclette, fatelo anche voi, soprattutto la trasmissione, non dimenticatela. E noi ci vediamo alla prossima, ragazzi. Iscrivetevi se è la prima volta che arrivate qui, lasciate un commento e ci vediamo al prossimo video.